Jacopo, messaggio! Jacopo! Jacopo, me... Cosa? Ah. Hai ricevuto belle notizie? Ma... sì. Bene, bene. E di cosa si tratta? Ma niente di interessante. Ah, niente di... Vabbè, dimmelo lo stesso. Fammici pensare... no. So benissimo che messaggio hai ricevuto. Tu hai vinto un concorso di disegno. Il problema è che non sai disegnare. Ergo hai barato, ammettilo. Adoro quando divento invidioso. Allora, per prima cosa mi hai guardato il telefono ed è un'infamata. Seconda cosa, ho vinto in modo totalmente legittimo. Ti ho visto disegnare. Fai schifo. Sembra che hai la bocca al posto delle mani. Terza cosa, sei invidioso perché so disegnare molto meglio di te. Cosa? Sì, mio caro, l'invidia è una brutta bestia. Tu stai lì ore e ore a disegnare, ma più ti impegni, più fai schifo. Mentre io, a quanto pare, sono un giovane Van Gogh. Stai andando a prendere lezioni? Sta andando a prendere lezioni. Bene, ragazzi, ho finalmente partecipato al mio primo... Questa storia finisce ora. Ma siamo appena iniziato. Stiamo per scoprire chi tra noi disegna meglio. Ma hai preso anche del talento? Se no sappiamo già chi disegna meglio. Ho preso tutto il necessario per una gara di creatività. Tu, io, adesso. Ho preso colori acrilici, una scatola di acquerelli, questo set di pennelli, colori a olio, matite colorate e infine due belle tele che fungeranno come ring del nostro sconto. Cos'è, una borsa senza fondo? C'è anche tua nonna lì dentro. No. Comunque, sta per arrivare Laura, che farà da giuria e da modella. Comunque, per rendere tutto più interessante, che ne dici di alzare la posta in pario? Chi perde, paga 3 mesi d'affitto. Ti sto assecondando, ma non parteciperò a questa follia. Ah, allora ammetti di aver barato al concorso e che sei scarso a disegnare. Dai, dillo. Ok, l'hai voluto tu. Ti spiazzo in due. Ah, mi spiazzo in due? Deponete i colori. Allora? Chi ha vinto? Non so. Grazie. Direi... nessuno. Come nessuno? Fanno schifo entrambi. Far vincere uno di voi significherebbe far perdere l'arte. Non ho mai visto niente di così brutto. Beh dai, ma non è così male. Mio, non può essere peggio di quello di Jacopo. Jacopo, ma se fai così schifo, come hai fatto a vincere il concorso? Vabbè, il contest era così. Ma no! Ma dai, ma è un concorso per bambini dei 3-5 anni! Sì, ma io ho partecipato con il mio bambino interiore, quindi la mia vittoria è più che legittima. Vabbè, io vado. No, rimani. Grazie per esserti prestata. E te quiero, amor mio, amore! Sai che comunque il tuo disegno non è così brutto, eh? Eh? Vabbè, ma anche il tuo. Piace. Vero? Sì. Ma li appendiamo? Ma sì, tanto cosa vuoi che ne capisca Laura di arte? Allora sei pronto? Al mio 3. 1, 2, 3. Tadan! Lidl! Anch'io!